Anche Impegno Civico, il movimento politico creato da Luigi Di Maio dopo la scissione dai 5 Stelle, si presenta in corsa per le elezioni politiche in Abruzzo. I punti del programma sono stati illustrati in una conferenza stampa a Palazzo Fibbioni. I candidati sono la Camera Gianluca Vacca, Federica Gasbarro, Vincenzo D'Ottavio e Federica Daga, al Senato Primo di Nicola, Simona Nocerino e Daniele Del Grosso. In conferenza di Nicola, Gasbarro, D'Ottavio e Vacca, diversi i temi, a partire dal conflitto russo-ucraino con l'aumento delle bollette dell'energia. Impegno Civico ritiene necessario l'intervento dell'Europa, che per loro il centro di destra ha preso di mira un percorso nuovo, quello di impegno civico con tanti under 35, anche il tema dell'ambiente è molto importante nel programma e poi la sanità, servizi sanitari territoriali, investire su questi è un altro impegno, la salute come esigenza primaria che merita più risorse, Esigenze dei cittadini al primo posto, a differenza di chi ha messo la propria preferenza agli interessi di partito, questo ha spinto, hanno ricordato i presenti, a fare la scelta, impegno civico hanno ribadito, si presenta con proposte credibili a partire da un decreto che tagli il costo delle bollette passando per temi di interesse come il reddito di cittadinanza per loro da mantenere e migliorare salario equo e salario minimo per impegno civico non sono del resto credibili i partiti che hanno interrotto il percorso di Draghi.